Ciao, Pokémon, mega evoluzioni, scienza, combattimenti di galli, elementi magici, sai cosa fare. Benvenuto nella nostra nuova casa, tesoro. Ah, c'è troppa acqua qui. Sta zitto e saluta i nostri unici vicini. Ah, vuoi essere amico di mia figlia? No. È nella sua stanza, forse i cazzi suoi. Ricariche totali, bene, gli oggetti sono pronti. Ciao, posso chiamarti in modo stupido e inappropriato? Oh mio Dio, ciao! Come ti chiami? Io sono Vera, adoro i Pokémon, vorrei essere amica di tutti i Pokémon del mondo! Possiamo essere amici? Ti sei fatta di crack? Devo andare da papà ora, ciao! Beh, penso che passerò tutto il giorno a segarmi. Pare che qualcuno abbia avuto la stessa idea. Oddio, aiutatemi, vi prego, aiuto! Che succede? Ehi, vuoi vedere di mangiare 5 buonette di una volta? Prendimi le palle! Cosa? Le mie palle, sono in quello zaino! Quale devo prendere? Una qualunque, ma sbrigati! Ok, prendo questa. È viva! Ah, merda. Gax è una merdaccia in confronto a me. Ehi, potrei tenermelo? Oh, wow, tipo erba? Che scelta del cazzo, amico. Mi puoi solo succhiare il cazzo, amico. Ehi, conosci già la differenza tra i tetti blu e i tetti rossi? Di che sono sto impronte? Wow. Vediamo, al percorso 103 ho trovato questo Pokémon e al percorso 102 questo tizio morto. Ehi, Vera, giusto? Il professor Birch mi ha detto di andarti a cercare. Ciao, un nuovo amico! Ti piace il mio Pokémon? Dai, combattiamo! Vuoi combattere? Sicura tu non voglia mostrarmi la tua collezione di bambole Pokémon e la tua cover preferita di Wonder Call su YouTube? Perché sono una ragazza? Beh, stavo parlando per stereotipi, però... In piedi, puttana! Oh, sembra che tu non piaccia alla mia coda. Mi hai sconfitto, ben fatto! Scusami, ma ho come la sensazione che la nostra rivalità sarà noiosa ed incredibilmente monotona. Cazzo, sei veloce! Eccovi un Pokédex, ragazzi, è assolutamente legale. Perché? È una calcolatrice? Sì, e adesso puoi partire e battere tutte le leghe Pokémon. E collezionare 7 miliardi di Pokémon. Ecco, prendi le mie palle. Oh, grazie, a cosa... Vorrei mettertele in bocca. Che cosa? Beh, mettile nello zaino. Sei sicuro di non aver bisogno delle scarpe da corsa? Potresti usarle per... correre. Mamma, la gente ha imparato a correre da sola dal 2013. Dunque, per quale motivo hai all'improvviso sentito il bisogno di viaggiare per il mondo proprio adesso che ci siamo appena trasferiti? Perché mettersi a combattere la gente con animali magici sarebbe anche molto più pratico che rimanere seduti e studiare al college. Ok, beh, quando vedi tuo padre potresti per favore dirgli che voglio il divorzio? Eh? Mi dispiace, troiaccio, ma ti devo ammazzare! Non vogliamo la tua carità! Colpo a coda! Andatevene a fanculo! Ehi, Vera, potrei chiederti una cosa? Che c'è? Che genere di rapporto hai con tuo padre? Che intendi dire? Non saprei, fate tante cose assieme oppure non... Oh, guarda là! Cavolo, Ken, l'hai disegnata proprio carina. Allora, che cosa dicevi? Volevo chiederti se tuo padre è carino. Cazzo! Non stavo facendo niente, agente! Allora questo è il New Jersey. Ma guardalo. È stata una bella lotta. Vedi di sfidarmi quando sarai meno stupido e farai meno schifo. Ma muori, troia! Ciao, papà. Ah, se non è mio figlio Brandon, bello come il sole. Cosa ci fai qui? Allora, il trasloco con tua madre è andato bene? Sì, grazie per l'aiuto. Beh, figliolo, guarda, lo sai che le cose sono difficili ultimamente, ma... Mai una palestra. Lo so, papà, non parlarmi come se avessi 10 anni. Ah, come sta tua madre? Lei sta... benissimo, anche fin troppo. Ehi, man, a che cazzo devo rompere il culo, man? Che cazzo è questo qua, man? Noto che stai iniziando a creare il tuo primo team, proprio come il tuo vecchio. Fai quando eri un bambino. Ma no, ti prego. Credevo che avresti fatto solo quegli stupidi concorsi di bellezza Pokémon. Ah, che cosa che è imbarazzante. Ah, avrei dovuto chiamarti Britney.
Chiedo scusa, vorrei avere un Pokémon. Cazzo, no, vattene subito. No, ma sei Lino, giusto? Sì, ho intenzione di diventare stronzo per poter convivere ma con... Ma che cazzo? Sapete, la mia famiglia, quelle persone che dicono di conoscerti bene ma in realtà non sanno nulla, che ti terrorizzano ma ti sfamano comunque. Brandon, dovrei insegnargli a catturare un Pokémon. Avrò bisogno di un Pokémon con me e così non verrò stuprato più alla stazione dei bus. Potresti essere meno dettagliato, amico? Eccone uno! Hey Pokémon fans, Tamashi here. Ma che cazzo? Io pensavo fosse un Pikachu. Ok, ok, guarda, perché non provi a prendere uno di quelli? Sì! Fuori dalla mia strada, motherfucker! Se sei benvenuto in team. Grazie per avermi insegnato a catturare i Digimon, Brandon. Papà, ti prego, potremmo parlare un attimo assieme? No, figliolo. So che sei abbastanza grande da competere col tuo vecchio, ma come quinto capo palestra non posso assolutamente permetterti di sfidarmi finché non avrai ottenuto le prime 4 medaglie. Papà, sono serio, riguarda la mamma. Lei vuole... Mi dispiace, figliolo, ma non posso nemmeno parlarti finché non avrai battuto le prime 4 palestre. Bye bye! Sei nei guai! Sta zitto, Lino. Dov'è la prima palestra? Credo si trovi... Molto figo, ci vediamo mai. Sono così ricco che posso sprecare tutte le mie ricariche totali sui miei Pokémon più scarsi. Mangia la mia costosissima merda! Scusami, figliuolo! Per favore, mi faccia passare! Hai per caso visto il mio Shroomish in giro? Ah, ti stavo aspettando, ma non l'ho fatto! Ora mulla quei fogli! No! Sono stato sconfitto! Eccoti un fighissimo condivisore esperienza! Non ha importanza! Sarà meglio che penso vada! Penso proprio che andrò a Ferrugipoli e ti aspetterò lì! Me la pagherai molto, cara! Sono io. La signora Courtney potrebbe avere un problema. Ciao, Brandon! In questa città ci sono... le pietre! Non avrei mai pensato che qualcuno potesse mai dirmi una cosa del genere. La mia pietra lieve vi ha fatto diventare anoressico! Ok, voglio sfidare il vostro capo palestra! Ma sei stupido o cosa? Questa è una scuola media! Sono qui per prendere medaglie e spaccare culi! Dimmi, ti piacciono le rocce? Non particolarmente, no. Beh, te ne farò ingoiare un po'. Ok, fai un attacco. Ciao, ciao, bro! Che io abbia bisogno di studiare di più. Mi sa di sì, sai, non sapevo che cosa stavo facendo eppure ti ho battuto. Ah, fottuto giocatore casuale. Vediamo che cosa abbiamo qui. Questo è palloso. Come se non avessi visto niente. E non ho amici. Quindi tutto sarebbe stato preso palesemente da X e Y. Quello sembra importante. Ehi, vecchiaccio, che cosa succede? Oh, porca puttana, quei cosplayer vestiti di rosso hanno rubato il mio piccolo peleco. Tornate a quel vecchio il suo pico! Ehi, amico, il crollo della caverna ha ucciso pico! No, porcaccia di quella troia, il mio peleco, l'amore della mia vita. Come farò senza di te? Ok, ora vieni a leggere i miei libri, piccolo insolente. Ok, ok, indovina cos'è. Allora, vediamo. Ok, allora, bene, amico. È figo, amico. Lo fanno tutti, amico. È bellissimo, è figo ed è trendy. Tiro ad indovinare. È forse l'inseminazione artificiale? Ehi, amico, per caso sei tu, Rocco? Ti piacciono i minerali? E a te piace... vestirti come un idiota. Guarda l'immagine qui dietro. Sembra uno schizzo di merda. Allora, valuta i miei nomi. Sono tutti una merda!
Sì, io avrei sto coso per qualcuno. Per te c'è un guaio! E fanne un paio, anche se siamo più scarsi di Team Rocket. L'unico paio che vedo è un paio di cornuti. GG, amico. Io sono il grande Max. Amico, tagliati i capelli. Non mi sembri un ragazzo normale. I tuoi occhi mi dicono che sei un tipo molto determinato. E i tuoi occhi mi dicono che passi troppo tempo a leggere fanfic di Steven Universe su internet. Permettimi di dimostrarti quanto io amo la Terra. Ed è in questa maniera che nascono i continenti. Ascolta, amico, dobbiamo combattere. Lasciami spiegare in parole molto lunghe. Mi dite perché vi piace questa generazione, per favore. Perché questa non è la terza. Corri, scappa, mettiti in salvo. A noi non piace il tuo colore. Scusami? Eh sì, mi sa che ti sei scelta fazione sbagliata, amico. Cioè, ma sto tipo ancora si mette a usare Pokéball e non c'ha manco i soldi per pigliarsi un telefono? Io penso abbiate sbagliato persona. Frate, sono abbastanza intelligente da capire chi è in dritto e chi è una sottospecie di coglione. Ma le vostre braccia non si stancano mai. La palestra nostra devi mostrare un poco di rispetto. Scusa, ma questa non è una chiesa? Aspetta, ho trovato un Pokémon. Se sei contro di noi ti facciamo l'articulo, amico. Questo è tagliare i rapporti, yeah! Oh mio Dio, sta per arrivare il suo nemico! Grazie di vero cuore! Vi amo tutti quanti! No, sul serio, mi fate schifo. Andatevene, seguitemi su Twitter. Ma perché devo per forza interrompere l'avventura e venire qui? Ok, tu, con i capelli bianchi. Andrai ad American Next Top Model? Cosa? Io? Ma no, non mi piace quello show. E poi guardami, io sono un ragazzo, non ci vedi? Ok, beh, ora sei una ragazza, di qua, prego. Credi davvero che io abbia tutte le carte in regola per vincere un contest di bellezza? Sì, sì, andrai bene. Tieni ste pokemelle e fai quello che devi fare. La donna è mobile, qual più malvento. Per tutti i diavoli, ma che è sta merda? Mi sta facendo scoppiare la festa. Cambiate, io mi adoro. Oh mio Dio, mi dispiace un casino. Sì, devo dire che hai fatto proprio cagare là fuori. Ma tieni, prendi questo Pikachuffolo Rocket. Pikachu. Quest'erba fa più fumo del Monte Camino. Salve, sono venuto per la Super MT. Ok. Dove mi nascondo? Colpo carattie! Andrei ad American Next Top. No, ma sul serio. Andrei ad American Next Top. No, dai, cazzo! When I'm falling down. Are you going to carry down? Yeah. Ehi, Brandon! Vuoi sentirmi parlare di cose che già sai? Sì, tutto quello che vuoi, però non devono avere a che fare con terza. E parte. Bla 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 Pokémon, bla 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 Bulbapedia, bla 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 bla. Invece io ho guardato qualcosa di Hallmark di recente e penso sia piuttosto strano che tutti su quel canale siano bianchi. Cioè, per me dovrebbero chiamarlo il canale dei bianchi perché tutti sono bianchissimi. Tu invece cosa hai guardato di recente? Io ti amo! Ho voglia di bruciarti le foglie! Oh! No, scordatelo! Sono ancora più scarsa dell'altra volta! Ah, Detroit! Perla dell'Oriente! Ehi, Brandy! Hey, man! Voglio sfidare Walter, ma mio zio dice che sono troppo vecchio! Quindi che ne dici di lottare e mostrargli quanto sono diventato figo? Sì, vai di là e vedi se ci sono. Sapete, anche i migliori possono morire! Che? Sono qui per la sua venaglia. Medaglia, mi scusi. Guarda quanta gente giovane. Mi scusi, signore. Entro nel negozio. E va tutto bene. Cagnolino elettrico, vai! Sei un'enorme delusione. E non ti amo più. Amico, sul serio, hai 1 milione di anni. E mia moglie è molto più bella della tua. Ma tu hai tipo 12 anni. Io non capisco. Non dovresti lottare a Matt, sai? Questo è un toccasana per la mia testa calda da lucertola! Ho più contenuti dell'originale, baby! Devo per forza tornare qua se voglio fare un cambio di bici per attraversare un ostacolo!
Cioè, è assolutamente realistico, ma è molto palloso. Oh, grazie a Dio mi avete fatto... Sta piovendo da matti là fuori. Io sono il patriarca di questa... famiglia. Questo posto puzza come un ospedale. Benvenuto nel mio clan. Oh, sembri proprio un bel giovincello. All'apice della sua innocenza. Grazie. Sii libero di rimanere qui tutto il tempo che vuoi, tesoro. Sei appena in tempo! Stavamo giusto iniziando un live stream della Genocide di Undertale. Dopodiché inizieremo una bella maratona di Steven Universe. Scusate, anzi, sapete cosa? Credo che me ne andrò via. Con la pioggia. Qualcosa non va. Sono assolutamente certa che c'è qualcosa che ti mette a disagio. Qual è il problema, piccolo? Va tutto bene, è solo che... Forse non ti piacciono Steven Universe o Undertale? No, non mi piace Steven Universe o Undertale. Oh mio Dio! Errore. È un disodore! Come fanno a non piacerti queste due cose? Ma è solo per una questione di estetica, non mi piacciono entrambi. Cosa? Ma che cavolo di problemi hai? Vieni qui, nipote. Stai lontana da questo tipo. Cosa? Lui è uno di quei bulli. Non sono un Generation One Fag. Non ti piace neanche Five Nights at Freddy's 2? Io penso che sarebbe meglio per tutti se io me ne andassi, ora. Bruciate la strega al palo. Oh, è l'ora di affettare! Wow, ok, allora, perché non facciamo tutti un passo indietro? È un bel respiro. Prendete tutti i tumbler! Mi sembra un po' eccessivo. Cora, dammi il flagello! No! Abbiamo preso 2000 punti esperienza, raga! Oddio, devo andarmene via da qui. Ah, cavolo! Pa, ma, nonna... Oh, dolce vittoria! Vito! Ho dimenticato i miei CD di Mariah Carey e sono tornato a prenderli. Vito! No, non gli piace... Ander... Steven! Ah, troverò quel figlio di... Cal! E gliela farò pagare! Cal! Che? Oh, alta qualità, zio. Ma sei pieno di bug. Che è sta merda? Che schifo, Go. Quel tizio non è dei blu. Stai dalla parte sbagliata nel percorso. State giocando a Pokémon Go dall'iPad. Occhio a come parli. Diamogli una bella lezione. Il segreto per un buon spezzatino è tritare. Beh, non saranno punti lotta, ma penso di poterli barattare. Hey, è l'ora di una lotta, voglio romperti il culo. 1, 2, 3, via. Brando, Vera, tieni un regalino per te. Spero ti dia un po' di MN04. Capita? Mi sembri più socievole. Pensavo, visto che ti sei aperta così tanto, io questo lo uccido. Potremmo già passare alla casa base. Cioè, volevo dire aspetta, Vera. Che ne dici se andassimo a Brunifoglia insieme? Non posso credere che tu l'abbia fatto davvero! Sì, è stato bello. Mi è venuto da vomitare su tipo... un centinaio di persone nel pubblico. Ma è stato anche liberatorio. Finalmente ho potuto fare qualcosa che sognavo di fare da tanto tempo. E inoltre Ehi, non c'era non nessuno provare, lì piccola. Ad alitarmi sul collo per la cosa. E è stato proprio bello. Ok, vedi quei petali rosa sparsi ovunque. Significa che qualcuno ha piazzato un'esca. Ah, sì, mi sono scordato che questa è una parodia Pokémon. Bella, fratelli. Io sono Iberio. Volete salire su quell'albero e creare una base segreta? Io non ho voglia di salire su quella base segreta. Salve! Dovevo prendere un po' di erba per mio padre dal professor Cos... Perché non so dire professore? Professor Cos... Boh? Vi prego, non dite niente all'FBI, o va tutto in fumo! E oh... Sì, e hanno rapito lo scienziologo. Oh, Gesù. È l'ora di fare cose da bravi ragazzi!
Le tipe mi snabbano perché non indosso mutande. Ehi, ciao, mio amichetto del cuore. Raga, non siamo a Lucca Comics, eh? Non è che potete tenere in ostaggio la gente per delle rocce. Non è divertente! Rido nella maniera più paurosa della storia degli incubi umani! Ma tu riesci a vedere? Ti mostrerò quanto possono essere malvagi gli adulti! Aspetta, sul serio? Non riesco a capire che tecnico riesci a vedere! Super potere dell'amicizia attivato! Fatti da parte, ciccione! One with cheese and a lot of gum. All we had to do was follow the damn Il Team Magma è meglio! Abbiamo la scienza, il potere dei vulcani e la meta di sto vecchio! Se li combiniamo insieme potremmo risvegliare il tizio della copertina! Wow, che piano idiota! Garfor! Sono un pirata! Io me lo squaio! Gnarr! Ehi, giovanotto! Vuoi qualche credito universitario? Ehi, credo che seguirò quei tizi senza motivo. Penso di ritornare vivo, visto che sto gioco è facile come la merda. Non sono una mezza calzetta, stronzo! Bastardi magma! Chi di voi, schifosi vermi, vuole lottare con me? Raga, sul serio, secondo voi esistono mondi in cui quella merda di poche io e te, le V-training e le mega evoluzioni non esistono? Ah, figo, è di nuovo quel tipo coi capelli bianchi. Oi, com'è? Tu mi hai davvero. Ok. Sì, sì, l'abbiamo capito. Voi odiate l'acqua. Tu neanche capisci qual è il nostro scopo. Marmocchio. Ok, ora c'è una macchina del tempo. Mi spiegate che cazzo state facendo? Quando il Team Magma riuscirà ad espandere la Terra, potrò compensare il mio piccolissimo Tu ti rendi conto che noi, come esseri umani, necessitiamo di acqua per sopravvivere, sì? È una mia impressione o sono avvolto dalle fiamme? Comincio a pensare che il mio team non sia stato scelto benissimo. Ascolta, tutto ciò mi sembra piuttosto inutile. Perché non la pianti e ti apri un canale YouTube? Che ne so? Sembra proprio che abbiamo cannato e abbiamo sbagliato montagna. Reclute, prendete vostro fratello cinese. Facciamo una tappa metaforica al Monte Pira. Tieni, prendi sta merda rocciosa. Schifosi amaterra. Aspetta un attimo, uno, due, tre, quattro. Che fine ha fatto Jeb Bush? Che succede? Dove sono? Ah, questa sì che è vita! È questa la palestra? Yo, ehi, hey, voglio combattere! Ah! Ah! Aspetta, ti sto di fronte! Non c'è bisogno di gridare! Sto nerd di merda! Qui comando io! Adesso io spazzerò il pavimento con il tuo corpo! Credo! No! Mio nonno mi ha insegnato a lottare! Scusami, stavo cercando di essere quella che non sono davvero. Ma perché? Hai dei capelli stupendi! Ehi, ma tu non sei il figlio di Norman? Ma chi prendo in giro? Ah! Fammi indovinare, si tratta di tuo padre, vero? Digimon! Sembra che tu non piaccia alla mia coda. Qui è Saidonia e oggi siamo qui per proseguire le nostre teorie su Pokémon. Oh, ho finito la birra. Cazzo. Ehi, George, sii un angelo, vammi a prendere una birra. Oh, detesto questa generazione. Quanto vorrei essere nato ai tempi di Rosso e Blu. Non posso parlare a mio figlio senza aver bevuto una birra. Io sono...
Bel lavoro, figliuolo. Ho qui con me quelle quattro stupide medaglie, come mi hai detto tu. Ora possiamo parlare? Sono molto più felice di quanto non possa sembrare. Combattere contro il mio stesso figlio e scatenare tutta la forza nascosta dentro di me. La mamma vuole il divorzio. Oggi sarò di fronte a te non come tuo padre, ma come capo qualcosa. Sì, finalmente potrebbe essere l'occasione per tornarcene tutti a casa, non credi? Oh, ma io... Non è che... Silenzio! Una battaglia è una battaglia. E io farò tutto ciò che è in mio potere di capopalestra per vincerla! Come vuoi, papà, ti porterò via con me! No! Ah, merda! Non te l'aspettavi, vero? Tutti pensano di potermi battere usando Pokémon Spettro. Nemesa mi sta minchia! Usa la mossa che fa male! Non mi prenderai mai! Devi fare di meglio di così! Cazzo, questo è peggio delle aspettative! Oddio! Ehi, Brandon, l'hai visto? Sì, perché l'ho fatto alla faccia tua! Prendi per il culo! Non montarti la testa! Sai, crescendo ho capito che tu vuoi sempre ostacolarmi, in qualche modo. Questo è per aver rovinato mia moglie e per averla resa meno attraente di quanto era prima. Ok, da dove salta fuori quello? Cioè, dai, sul serio! Questa è la forza di un uomo che ha dedicato la sua intera vita ai Pokémon! Se per forza intendi colpire a morte un animale addormentato, allora... Certo! E che sono, uno del peta? Fai schifo! Torna quando non farai schifo! Oh, cavolo, questa è solo la quinta palestra! Che diavolo di problemi ho! Alzati! Dovresti cercare di concentrarti di più, figliuolo. Pare proprio che non si stiano divertendo affatto, papà. Perché li dobbiamo far scannare? Perché è stato Michael Vick a iniziare tutto. E perché la forza è l'unico modo con cui puoi vincere le battaglie, figliuolo. Ok, e se ti dicessi che io non voglio lottare? Cosa intendi con non vuoi lottare? Lottare è letteralmente l'unica cosa figa che esista. In Pokémon, ovviamente. No, non lo è! Userò i miei Pokémon per vincere le gare di bellezza! E diventare una idol maschio super famosa! O un modello, forse è meglio. Nana, stai giù. Figliuolo, è impossibile! Come pensi di poterti mantenere vincendo solo degli stupidi concorsi di bellezza per finocchi? Cioè, non ti pagheranno nemmeno! Mi pagheranno attraverso gli sponsor! E utilizzerò la mia popolarità per iniziare un fighissimo canale di vlog. E renderà la mia vita migliore di adesso. Tu non mi hai mai supportato! In niente! Proprio mai! Non mi servi. Va bene, figliuolo. Fammi sapere se ti va bene. E se con il tuo sudore, la tua dedizione e le tue capacità riuscirai a mangiare. Cazzo, la mia infanzia è stata una merda! Porco il demonio! È impossibile! Cioè, io penso di riuscire a capirti ora, papà. Ma come... come ho potuto? A quel tempo ero molto arrabbiato e mi incazzavo molto facilmente.
Ed io non mi sono mai fermato a pensare a cosa tu cercassi di dirmi. Non volevi che io facessi gli stessi errori che hai fatto tu e vedermi intrappolato in un lavoro senza alcun futuro. Volevi farmi avere una mentalità più aperta delle cose. Cosa? No, cazzo! Speravo tornassi in te e ti allenassi e diventassi un allenatore di Pokémon come me! Sì, ok. Comunque, tutto sto match è stato una stronzata. Sì, no, cioè... Davvero roba da matti come si è caduto quel clickbait, che scema. Che poi ne girano di cose del genere su Facebook, no? Beh, prima o poi dovrà cominciare ad aggiornarsi. Brandon! Che c'è ora? Mi sono dimenticato di darti... Ah, cazzo, devo smetterla e di deve fumare. Finire mi sono scordato di darti queste. Grazie. Che cosa sono, lenti a contatto? Sì. Guarda, non ho idea di come funziona sta roba, ma... Con questa puoi surfare per qualche motivo ora. Quindi, credo sia bello. È tipo il sesto senso, o quella con qualcosa di strano, credo nella vagina. Non ne ho assolutamente idea. Sì, figa sta merda. Va bene. È tutto qui? Sì. Cioè, no. Cazzo. Voglio solo dirti che... Obi-Wan ti ha insegnato bene. In qualità di padre, mi hai reso... Ah, no. Mi hai fatto pentire meno di averti avuto del normale? Perché non vi baciate, Finocchi? Beh, guarda, ci sono tanti bambini che non ce l'hanno neppure un padre fisico. Quindi, sotto sotto, sono grato di averne uno fisicamente presente. Ti prego, va a casa a salvare il tuo matrimonio. Lo farò, figliolo. Te lo prometto. Mi assicurerò che tutte le cose tornino com... Ma che cazzo? Già, che cazzo? Na 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 na